Cosa ho deciso di cucinare oggi a casa mia? Ebbene, ho deciso di cucinare dei tortiglioni con salmone. Ho messo qua un po' di cipolla, olio e un aglio intero e l'ho soffritto per pochi minuti. Poi ho inserito del salmone proprio tagliuzzato piccolo piccolo e anche qua ho soffritto per un po'. Ho aggiunto pochissimo vino e l'ho fatto sfumare. Sale proprio pochissimo perché il salmone era già salato. Ora cucino 100 grammi di tortiglioni. Aggiungo un bicchiere d'acqua. Anzi, sicuramente ne metterò più di 100 grammi. Ne aggiungo un altro goccino d'acqua, col presupposto che se si asciuga ne posso aggiungere dell'altro. Dal momento che la pasta non la metto pesata, mi posso anche sbagliare di un po' di grammi. Ok. Quindi ne ho messo un bicchiere e mezzo, però qua ne necessitano due bicchieri, quindi metto anche l'altro mezzo bicchiere. Voi dite, come fai a sapere che ne necessita ancora? Perché l'acqua bisogna quasi coprire, diciamo, la pasta, diciamo quasi, ecco, ora va bene così. Ora vado ad accendere e come vedete nell'ultimo momento puoi decidere di cucinare un primo piatto. In pochi minuti la pietanza è pronta. Vado a coprire col coperchio 27. La sto cucinando questo primo piatto nella pentola perfetta 24. Guardate quanto è bella alta. È larga 24 di diametro. E la copre il coperchio 27. Molto comodo a cucinare. Si arriva a cucinare qua anche per 4 persone, 4-5 persone, secondo le pietanze, il piatto, quanto si riempie. Ora vado a controllare come sta andando la cottura. Ok, sta procedendo bene. Ora abbasso i gas, lo porto al minimo. Faccio continuare la cottura. Controlliamo. Ok, si vede a vista che è cotta. Meraviglio ogni volta quanto è facile cucinare con Magic Cooker. Si cucina di tutto. E chi non ce l'ha ancora, vi consiglio di farvelo pervenire nelle vostre cucine. Non avete idea che grandissimo aiuto vi può dare. Provare per crederci. E chi ce l'ha di imparare a usarli. È facile oggi imparare a usarli perché basta che andate su internet oppure su YouTube, sul mio canale Lia Paparatto, sulle mie pagine come video ricette cucina dei sogni, Magic Ricette di casa mia o sul mio profilo Lia Paparatto, troverete così tanti di video che vi viene facilissimo poi se lo seguite usare il Magic Cookery e fare le vostre ricette. Ora spengo e lo porto in cucina per impiattare. Così lo metto in un piatto di portata. Lo appoggio sull'omino. Ed ecco che vado a
ad impiattare un piatto da portata. Facendo il tutto con una mano perché con l'altra sto filmando. Vedete, la pentola non è attaccata per niente. Sono bellissime queste pentole. Mentre se si cucina nell'acciaio c'è il rischio che attacca. Quindi coperchi, Magic Cookery. Abbinata a queste pentole sono un sogno. Si cucina senza nessuna fatica proprio. E potete fare le vostre ricette, basta che seguite le regole principali. Tipo, ogni bicchiere, ogni 100 grammi di pasta si sa che va un bicchiere colmo di acqua. Ogni bicchiere di riso vanno 2 bicchieri di acqua. Ora metto il prezzemolo che avevo triturato precedentemente. Ok, piatto pronto. Alla prossima ricetta.